Se la tua vita ti sembra troppo dura, beh, mettiti nei panni di un prete in Veneto. Non saprei, ma dicono che i veneti siano dei gran bestemmiatori, che ogni 2x3 gli capiti di scomodare l'altissimo, ma così, come intercalare, senza cattiveria e nemmeno senza particolari motivi. Anzi, dicono che in Veneto persino i preti bestemmino. Questa, francamente, mi sembra una cavolata, però pare proprio che in Veneto la bestemmia sia un'espressione piuttosto frequente, diciamo così. Qualche tempo fa sono stato invitato a Muschio Selvaggio a parlare di fede, di teologia. Dove dormi? In un letto? No, cioè. Voi? Di cose molto serie, insomma, e ho avuto l'occasione di conoscere personalmente il Masseo. Se volete il contenuto incensurato, dovete venire su Twitch. Il Masseo. Avete capito, amori? Il Masseo crea contenuti su Twitch e YouTube, live, gaming, reaction, un po' di cose, ed è diventato famoso perché molto spesso tira giù delle bestemmie. Quelle che tiro io non sono volte a offendere la religione altrui. È parte della sintassi, È non è un intercalare un proprio. intercalare, ecco. Va proprio a Possiamo dire, è sostituire, è tradizione. tradizione. Bestemmiare in Veneto è tradizione, fa parte del retaggio culturale, così hanno detto Muschio Selvaggio. Ora, io ho origini venete e ho sempre pensato che le tradizioni del Veneto fossero altre, come il carnevale di Venezia, lo spritz o la polenta, insomma. Onestamente, non saprei se anche le bestemmie possono essere considerate una vera e propria tradizione, ma dato che voglio vederci chiaro in questa faccenda, decido di interpellare i diretti interessati. Rega Fioi, qua Don Alberto. È vero che bestemmiare in Veneto è tradizione. Volevo sapere se questo è un luogo comune o se è la realtà. Credo che sia un po' troppo semplicistico sbrigare la faccenda così. Beh, fatemi sapere. Grazie, ciao. Sarà che l'argomento fa tendenza, ma ho ricevuto davvero una marea di risposte. Molti dicono sì, effettivamente se ne sentono parecchie, spesso come intercalare, ma altrettanti dicono no, non è vero che tutti bestemmiano, anzi, sono dispiaciuti che dei veneti oggi si dica questo. È tradizione o non è tradizione? Questo è il problema. E dato che da casa mia purtroppo non riesco a venirne a capo, non mi resta che andare a verificare di persona. Si va in Veneto. Ciao nonna! Ciao, sono Alberto! Ciao, 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 tutto bene? Sì, grazie, tutto bene, sì, cara. Hai risposto subito. E tu come stai? Benissimo, sto venendo in Veneto. Stai venendo dove? In Veneto. Ah, in Veneto, Esatto, e devo andare a Verona. Però dopo mi farebbe piacere passare a Crespino. Posso venire da te? Ascolta, ma lì che per mangiare, amore? Sì, anche. In realtà pensavo anche di fermarmi a dormire. Sì, va a dormire, tesoro, ciao a dormire. Va bene, grazie nonna. Grazie, sì, caro. Ciao, Grazie di tesoro, cuore, ciao. Vai ciao. piano per strada, sai, vai piano. Va bene, un bacione. Ciao, Ciao, ciao. ciao nonna. Giusto il giorno prima di partire mi ero sentito con Giacomo Oakman, quello famoso che fa scambiare i cellulari ai fidanzati e rovina le coppie. Puoi dirmi chi sei? Di Luca, chi sei tu? L'amorosa di Luca, come? Allora, se è vero che il caso non esiste, Giacomo era la persona giusta per andare in mezzo ai veneti e capire qualcosa di più sulle loro bestemmie. Ciao Alberto, grazie mille del messaggio, della proposta, ma anch'io avevo in mente di fare un video del genere, sai? Bella, in 448 ci organizziamo e ci diamo appuntamento a Verona per realizzare le interviste più pazze di sempre. Un prete in Veneto per parlare di bestemmie. Gaysboro! Con me c'è anche Federico, un ragazzo del mio oratorio, che non è veneto, però è giovane. E si sa, oggi sono spesso i ragazzi quelli che usano le bestemmie con più disinvoltura. Ma tutti bestemmiano? No, allora, gli amici dell'oratorio non bestemmiano. Perché come me sono abbastanza credenti e ci mancherebbe solo che bestemmiassero. L'ambiente penso più contagiato sia l'ambiente quello di basket, che io frequento da un bel po' di anni, e sono molte persone con cui sono anche cresciuto che ormai lo usano come fosse niente, cioè anche non per motivazioni di rabbia, perché devono sfogare, ma così, come fosse pane quotidiano. Cioè, se non bestemmi una volta al giorno, non vivi appieno la tua giornata, È un po' però lo si fa per sentirsi magari fighi, grandi, cioè nel senso. Inizialmente sì, ma è Ma lo come stesso tutto, no? concetto secondo Cioè. me del fumo, Esatto. che tu parti con una base di oh, sì, voglio entrare nel gruppo, ma poi
quindi diventi tra virgolette dipendente. Cioè, perché un ragazzino delle medie dovrebbe iniziare a bestemmiare? Se non per farsi figo, sembrare quello ribelle. Poi una volta che ce l'hai in bocca la bestemmia, sì, basta, continui a masticarla e poi non ti controlli. Fioi, finalmente arrivo a Verona e scopro che è una città molto carina. Anche i veronesi mi sembrano carini, o perlomeno per il momento non sento ancora nessuno imprecare. Devo fare il conteggio delle bestemmie. Comunque, cioè, sembrano fuori dal mondo, cioè sembra che arrivi in qua e senti 30.000 bestemmie di fila. Invece no. Umani. Giusto due passi per raggiungere il centro ed ecco Giacomo. Mangiamo un boccone, ci organizziamo e si parte. Allora, l'idea è semplice. A caccia di vittime. Lui ferma le persone per strada e inizia a fare domande sulla religione, la chiesa o l'uso delle bestemmie. Anzi, tenta di provocarle in modo che dicano davvero quello che pensano, senza troppi peli sulla lingua. Super vacca. Madonna di Buone della savana. Schifoso, scatenato. Brigante. Io, non so, donna. Bestemmiato? No. E a quel punto entro in scena io. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. Eccolo. Piacere, Don Alberto. Allora, sicuramente la bestemmia è un'espressione piuttosto consolidata nel dialetto veneto, ma non è affatto vero che tutti lo fanno, anzi, molte persone vogliono smarcarsi da questo luogo comune. Più che una tradizione, insomma, sarebbe più corretto dire che bestemmiare è un brutto vizio che ci si passa gli uni con gli altri, un po' come il vizio del fumo. Appunto, il vizio del fumo, non la tradizione. Un'altra cosa che ho notato in questo folle pomeriggio di interviste è che bestemmiare, più che tradizione, è maleducazione. Chi ha bestemmiato, dal mio punto di vista, senza dubbio ha dimostrato di essere maleducato e irrispettoso. Ma gli stessi veneti che ho incontrato hanno ammesso che la bestemmia è un'espressione grezza di cui in fondo non vanno molto fieri. E allora la domanda è: perché non smettere di usarla? Evidentemente qui ciascuno deve mettersi una mano sul cuore e decidere cosa fare. Però di certo è troppo semplice nascondersi dietro al luogo comune per cui bestemmiare è tradizione. Anche perché, stando a quello che dicono i veneti, tradizione proprio non lo è. Video terminato. Però pensavo ci avremmo messo più tempo. In effetti sì, generalmente un pomeriggio ci è bastato. Bene, ringrazio Giacomo, lo saluto e vado ad incontrare un mio amico, veneto ovviamente, che nel frattempo mi ha raggiunto a Verona. Lui è Riccardo, viene dalla provincia di Vicenza ed è il batterista dei The Sun. È un artista e come tanti altri sulla scena rock ha avuto anche lui la sua bella giovinezza piena di eccessi. Poi però è cresciuto, ha messo la testa a posto ed ora è una delle persone migliori che io conosca. Però purtroppo io ho anche lavorato in fabbrica pur suonare e io mi ricordo che tu, ragazzi, adesso mettiamo qua un bellissimo barattolo al posto di bestemmiare, mettiamo i tuoi soldi, ci siamo pagati la cena a Natale. Però dicono che è tradizione. Allora, tradizione è un po' esagerata come parola, secondo me. Dipende sempre dall'estrazione sociale da cui viene. La mia generazione, cioè quindi 81, 80, 81, bestemmiano se non sono credenti, bestemmiano tanto. Dipende sempre da che gente frequenti, da che persone trovi, però a me urta molto, proprio mi dà fastidio, perché sono stato educato in un certo modo. Quindi dipende da persona a persona, di fatto, comunque. Cioè, come in tutta Italia, però è così. Sì, certo, sì. È solo che metti caso che il ragazzo è sempre proprio a bestemmiare, ed è vero che è molto come intercalare qua, La cosa a me fa male. Però fa più male sentire uno che bestemmia perché si arrabbia che uno che bestemmia perché è entrato nel mood. Esatto, okay. Ho capito, sì. Perché tante volte non si rendono neanche conto di quello che dicono. È proprio, se tu vai a parlarci, allora questa ti domanda scusa dopo, capisci? Il punto forse è quando tu giustifichi lo sbaglio che hai fatto dicendo che è normale e ti sputo in faccia se tu mi dici guarda che io mi rimango offeso. Questo mi fa rimanere un po' perplesso. Non se ne parla mai, non lo so. No, hai ragione, bisognerebbe parlare di più per quanto mi riguarda. Ascoltami, mi dice a Francia una cosa. Tu hai già dove dormire, devi tornare a casa. Sì, vado dai miei nonni. Vuoi che andiamo su là a salutarlo? Beh, allora, se questo sarebbe fighissimo. Se, tipo, se partiamo adesso, sì. Top. Francia mi ha detto, guarda, se venite qua io sono felicissimo. Sì. Io credo di essere dei tuoi nonni. Per cena, okay. Per mia nonna cena alle 8, insomma, adesso la facciamo. Bello, sono contento. Cambio di programma quindi. Anziché andare diretto da nonna, mi dirigo a Marostica per salutare i The Sun. Anche loro sono veneti e sono credenti, quindi il loro punto di vista sulla questione delle bestemmie sarà sicuramente interessantissimo. E poi, soprattutto, sono miei amici. Sì,
c'è parecchia strada in più da fare, però per gli amici questo ed altro. E se sei a casa di amici, vuoi non sederti a tavola, bere qualcosa e fare due chiacchiere? E se ti offrono pure la cena, vuoi rifiutare? E niente, ci mettiamo a parlare tutta la sera di Veneto e bestemmie e il tempo passa, che è un piacere, anzi passa fin troppo velocemente e non mi accorgo che si fa una certa mentre nonna mi sta aspettando a casa. Comunque tranquilli, ho avvisato nonna che sarei arrivato tardi, quindi lei è andata a letto e mi ha lasciato aperta la porta di casa. Saluto di corsa i De San e riparto alla volta di Crespino, il paese dei miei nonni, dove ho trascorso praticamente metà della mia infanzia. Mi dispiace di aver fatto tardi, però la discussione con i De San è stata fantastica. Loro sono veneti, quindi in teoria depositari di questa tradizione delle bestemmie, eppure come tanti altri veneti si smarcano da questo luogo comune con delle motivazioni bellissime che mi piacerebbe tanto raccontarvi. Ma finalmente, dopo tanta strada e tantissima nebbia, eccoci arrivati a destinazione. Mi sono le chiavi. Vedi, dove le chiavi? No. No. No, nonna, no. Nonna, perdonami. Adesso bestemmia. Dobbiamo dormire in macchina. Dobbiamo dormire in macchina. Posso dormire in macchina con un altro? Bene. Madonna, sono scomodissimo. Che bello, tre mattine. Buonanotte. Notte, donna.